Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile. Questo è l'episodio introduttivo della mia personale analisi di Dark Souls 2 e in un certo senso è anche la parte più importante perché vi fornirò la chiave di lettura per vedere questi prossimi video. Innanzitutto facciamo una dichiarazione di intenti. Questi video sono stati fatti per esprimere una mia opinione personale a proposito del gioco. I video saranno impostati attorno a un nucleo tematico. Ogni singola parte avrà un argomento specifico di cui io sono intenzionato a parlare. Ovviamente potrà succedere che nel corso di dell'episodio si finisca a parlare anche di altro, perché è difficile in un gioco come Dark Souls 2 separare chiaramente un elemento dall'altro. È molto difficile, ma noi ci proveremo. Detto questo, una cosa che io vorrei davvero vedere è che nella sezione dei commenti venga sfruttata la possibilità di anche divergere con le mie opinioni, perché ripeto, si tratta di opinioni personali e quindi proprio per questo ognuno ha le proprie. Ergo, così come io ho le mie e le esprimo attraverso il video, voi avete le vostre e non dico che siete tenuti a esprimerle nei commenti, ma non solo a me farebbe molto piacere, ma anzi, a volte gradirei anche essere contraddetto. Perché ci sono degli elementi del gioco che a me non piacciono, ma mi piacerebbe molto se qualcuno di voi riuscisse a farmi cambiare idea, sottolineando qualcosa che per esempio io mi sono perso. Proprio per questo, in questo senso, non sono affatto fossilizzato nelle mie idee. Io esprimo quello che penso, ma non è detto che sia un pensiero che resterà sempre fisso. Anche perché stiamo parlando di un gioco ancora piuttosto giovane, quindi le cose che io dico o che dirò nel corso di questi video, potranno successivamente essere cambiate all'interno del gioco stesso, come già sta cominciando a succedere. Alcune cose che a me non piacevano molto sono state cambiate con il tempo, quindi è anche possibile che questi video, nel momento in cui verranno realizzati, saranno col tempo diventati obsoleti perché faranno riferimento a cose che non esistono più. E ben venga se si tratta di aggiustare delle cose che io criticherò. Su questo non ci piove. Fateci caso quando guardate questi video alla data in cui sono stati realizzati e pubblicati. Quindi, se vedete questi video molto dopo la loro pubblicazione, tenete conto di questo fatto. Le cose che dico in questo momento sono vere, potrebbero non esserlo nel futuro. Detto questo, voglio sottolineare anche che l'interazione può venire anche attraverso di voi, o meglio, può venire anche tra di voi. E proprio per questo motivo ci tengo con tutto il cuore a vedere una sezione dei commenti priva di qualsivoglia attacco nel confronto di altri utenti. Forse può sembrare una cosa assolutamente banale da dire, ma quando si parla di opinioni, di giudizi, è molto molto facile che le persone inizino a prendere una brutta piega del discorso, magari attaccando la persona che ha espresso un'opinione, piuttosto che concentrarsi sull'opinione in sé. Questa è una cosa che non vorrei mai vedere, sul serio. Se qualcuno vi dice che il gioco è brutto per un motivo, non ha senso chiamare quella persona cretino o qualsivoglia offesa. Tanto meglio sarebbe cercare di spiegargli perché questo gioco non è da considerare brutto. Butto qui questo discorso, spero di non doverlo ripetere mai più. Ed è anche per questo che sto facendo questo video di istruzioni per l'uso. Sono cose che voi dovete sempre tenere a mente e che non voglio davvero mai più ripetere. Detto questo, parliamo anche di come verranno impostati questi video. Ne avevamo già parlato e avevo proposto delle diverse opzioni. Dopo averci pensato, anche con il vostro aiuto, ho deciso di fare una sintesi di quelle che erano le mie idee, quindi una specie di miscuglio. Quello che noi faremo, e che forse state già vedendo, è creare un personaggio con cui realizzeremo dei cosplay. Ho deciso di eliminare l'idea della challenge perché giustamente mi è stato fatto notare che parlare di qualcos'altro mentre facciamo una challenge fa perdere un po' di senso la challenge stessa, perché passa in secondo piano e non è quello che vorrei. Quindi per questo motivo ci concederemo, per quello che riguarda la parte video, un cosplay che quindi può essere eseguito in maniera molto più semplice e senza particolare attenzione, perché l'importante sarà più che altro quello che io esprimerò, non quello che succede sullo schermo.
Allo stesso modo, non sarà presente solamente questo elemento, perché qualora le circostanze e l'argomento di cui sto trattando lo richiedesse, e sarà anche piuttosto spesso, lasceremo da parte il cosplay e vi mostrerò elementi pertinenti a quello di cui sto parlando. E quindi, dicevo, sarà una specie di misto tra le due opzioni che avevo proposto inizialmente, e penso che così sia effettivamente la forma migliore per dare importanza a quello che dico, ma allo stesso modo non perdere quel qualcosa da guardare durante la durata del video stesso. Una cosa importante è che non discuteremo all'interno di questi video di elementi caratteristici della serie Souls, perché ovviamente queste non sono le mie intenzioni. Non voglio fare, l'ho già detto, una recensione in cui vi dimostro quali sono le principali caratteristiche del gioco. Ad esempio, non mi sentirete mai dire che è stupido perdere vita un poco alla volta, perché questo è un elemento tipico della serie Souls. Non vi dirò mai che è stupido perdere le anime quando si muore, per lo stesso motivo. Non vi dirò mai che le cadute sono troppo importanti, perché non è così. Discuteremo più che altro, l'ho già detto, dai cambiamenti che sono stati fatti dal primo al secondo gioco, e su questo voglio essere il più chiaro possibile. Un'altra cosa importante, e che avete sicuramente già visto a questo punto, è che per creare questi personaggi di cosplay ho deciso, per un motivo che discuteremo più avanti, di utilizzare il Mega Mule. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, si tratta di un salvataggio non lecito nel quale noi partiamo con il maggior numero di anime possibile e tutti gli equipaggiamenti disponibili del gioco già potenziati. In questa versione particolare non esistono gli oggetti chiave, quindi tanto meglio, almeno per quello. L'ho fatto perché, dovendo fare dei cosplay, preferisco partire sin dall'inizio con il personaggio che volevo creare. In questo caso, lo vedete, avete già riconosciuto, il primo con cui partiremo, vabbè, lo sapete già, è Pacis la Iena. E quindi, proprio per poter cominciare sin dall'inizio a interpretare un ruolo, questa era l'unica maniera, perché non è praticamente impossibile all'inizio del gioco avere tutti gli elementi disponibili per creare un personaggio che richiami qualcosa. È l'unico motivo per cui l'ho fatto, è probabilmente anche l'unico motivo per cui dovrebbe essere utilizzata una Mule in questo gioco, perché non è mia intenzione parlarne, ma ci sono davvero dei pessimi modi per sfruttare questo strumento. E di strumento si tratta, non è lo strumento in sé che è malvagio, ma come le persone decidono di utilizzarlo. Io ritengo che il mio utilizzo sia assolutamente lecito e costruttivo. Altre persone con intenzioni diverse potrebbero farne un cattivo uso, un uso molto peggiore di quello che sto facendo io, e anche per questo motivo non vi dirò come procurarvi questo strumento. Scusatemi, ma ci sono già tantissimi modi per capire come fare, anche su YouTube. Non c'è assolutamente bisogno che ve lo dica io. Detto questo, spero di essere stato assolutamente chiaro e di non dover ripetere le cose che abbiamo detto all'interno di questo video. Ciao a tutti ragazzi, e godetevi i prossimi episodi della serie.